Oggi siamo fortunati di poter ascoltare la saggezza dei più grandi leader spirituali che hanno vissuto in questo paese secoli or sono. Che fecero la loro ricerca, il loro duro lavoro, su una scienza di primaria importanza oggi, ovvero la scienza che riguarda il mondo interiore. La scienza occidentale, la scienza moderna, ha fatto molto bene, ha compiuto miracoli nell'opera di conquista del mondo esterno. Ma sfortunatamente esiste un vuoto, e il vuoto deriva dalla nostra mancanza di conoscenza della scienza che permette di conquistare il mondo interiore. Se riusciamo a colmarlo, assieme alle conquiste del mondo esteriore, saremo tutti in paradiso. Questa è la meta. L'oggetto della conferenza odierna è il mantra per il successo. E cos'è il successo? Prima di arrivare a capire come arrivare al successo, dobbiamo capire cos'è il successo. È semplicemente l'accumulazione di ricchezza? È semplicemente l'acquisizione di beni? Forse arrivare a essere inclusi nell'elenco delle 500 persone più ricche della rivista Fortune? È tutto qui? Sarete d'accordo che non è tutto qui. Il successo significa anche poter godere di ciò che avete guadagnato. Quando vi guardate intorno, notate che le persone sono così occupate ad acquisire i beni che non hanno il tempo di goderne. Tutte le cosiddette persone di successo nel mondo sono così occupate, 18 ore al giorno, 24 ore al giorno, quello che si chiama 24/7/24, 24 ore per 7 giorni. Nell'acquisire ricchezza, che non hanno mai il tempo di goderne, ed anche se trovano il tempo non hanno l'inclinazione a goderne. Chi ha la capacità di goderne? Le persone di strada hanno la capacità di goderne, sa godere di un buon pasto, sa godere di un film, ma non ha la ricchezza, non ha i mezzi, non ha le risorse per goderne. È triste. Eppure ciò che tutti noi cerchiamo è una combinazione delle due cose. C'è un prerequisito necessario per godere di qualcosa? Bisogna avere pace mentale, e questo è un bene molto raro. Assumiamo che abbiate ambedue queste cose. In qualche modo siete riusciti ad acquisire della ricchezza e avete la capacità di goderne. Basta questo? No, perché sono importanti i rapporti familiari. Se avete tutto, ma le vostre relazioni familiari non sono buone, non sarete felici. Stabilire buoni rapporti è una tecnica, è un'arte, è un talento. Dovete in primo luogo imparare questa tecnica, sviluppando rapporti senza asprezze o conflitti. Trovate che le persone che hanno ottenuto successo nel mondo, che hanno concentrato la loro attenzione sull'ottenimento di beni, hanno in qualche maniera perso i buoni legami con i membri della loro famiglia. Molti pensano che queste due cose si escludano a vicenda, molti pensano che per ottenere successo dobbiate sacrificare i vostri rapporti personali. Ma non è vero. Avete anche bisogno di soddisfazione intellettuale. Volete sentire che il vostro talento venga riconosciuto e venga utilizzato. Volete sentire che ci sia qualcosa che vi stimoli intellettualmente. Volete sentire scorrere l'adrenalina, come si dice. Volete una sfida nella vita, e questo mantiene lo stimolo a livello intellettuale. E basta questo?
Non sapete come rispondere. Sapete di volere qualcos'altro dalla vita, ma non sapete cos'è. Alla fine tutti vogliamo di più che non una breve acquisizione di gioie mondane e temporanee. Cercate qualcos'altro. Avendo acquisito tutto ciò che il mondo possa offrirvi, vi sentite delusi. Mantenete dentro di voi una certa irrequietezza. Non sapete in cosa consiste, eppure vi perseguita. Pochi hanno il coraggio o la forza per uscire dalla loro zona di comfort e cercare, esplorare qualcosa oltre ciò che il mondo può offrire. Un tipico ed importante esempio di questo è il Buddha. Buddha era nato come principe, era l'erede al trono del regno. Suo padre prese ogni precauzione perché non voleva che provasse alcun dolore, alcun dispiacere. Eppure aveva qualcosa in lui che lo portava a cercare. Se fosse diventato re come tanti altri, avrebbe lasciato perdere tutto. Ma il fatto che sia uscito dalla sua zona di comfort e abbia cercato qualcosa oltre ha fatto in modo che influenzi ancora l'umanità, oggi, dopo oltre 2000 anni. Quindi dovete seguire la via senza avere una strada tracciata e non seguire la massa. Ecco dove interviene il Vedanta. Il Vedanta è la ricca tradizione che abbiamo in eredità. La scienza di sapersi gestire. Se osservate le persone che hanno ottenuto di più nel mondo, che sia Mozart, Shakespeare o Einstein, trovate che hanno una cosa in comune. Erano bravi nel sapersi gestire. E in larga misura questo ha contribuito al loro successo. È vero che l'essere umano è nato per conquistare la natura, ma non semplicemente costruire dighe, fabbricare computer o generare elettricità. È anche nato per conquistare questa natura interiore. C'è una natura interiore molto più importante che deve essere conquistata. Vedanta deriva da due parole, Veda e Anta. Anta significa fine, che si applica ai Veda. Questa filosofia compare nell'ultima parte dei Veda e parla della nostra natura interiore, come abbiamo visto. Quindi il Vedanta vi introduce a questa scienza della gestione di se stessi o del sapersi gestire. Vi chiede di scoprire la totale inutilità delle cose esteriori in paragone alla forza magica di una persona in controllo di se stessa. Se non avete un arricchimento interiore, non potete avere un arricchimento esteriore con continuità. Potete fare soldi, ma i soldi spariranno prima che ve ne accorgiate. Potete farvi una reputazione, ma questa sparirà velocemente. Se prendete una persona ricca interiormente, niente può impedirle di conquistare anche il mondo. E quindi ci viene spontanea la domanda, chi sono? Se guardate questo schema, vedete che voi siete il corpo, dentro cui esistono due parti che surclassano i più moderni computer del mondo. Ed esse sono la vostra mente emotiva e del vostro intelletto. La mente è il regno delle emozioni, l'intelletto è il regno della discriminazione. La mente è la vostra componente irrazionale, l'intelletto quella razionale. La mente e l'intelletto compongono la vostra personalità interiore. Oltre al corpo, la mente e all'intelletto c'è lo spirito, che non potete percepire con i vostri sensi, né concepire con il vostro intelletto.
ma lo sentite comunque, è palpabile. C'è qualcosa in voi che dà vita alle componenti immateriali altrimenti morte. Quindi queste sono le quattro componenti in noi, ma non sono egualmente distribuite. In altre parole, la vostra personalità non è 25% fisica, 25% emotiva, 25% intellettuale e 25% spirituale. C'è quello che si chiama una media pesata, che si distribuisce così. L'1% della vostra personalità è il corpo, 3% emotiva, 6% intellettuale, il rimanente 90% è spirituale. Ora, come potete essere contenti e avere successo nella vita se il 100% delle vostre risorse, delle vostre energie, dei vostri sforzi sono diretti solo verso l'1% della vostra personalità? Tutti noi in tutto il mondo siamo diventati una generazione di adoratori del corpo. Dedichiamo molto poco tempo a pensare ad altro che non sia l'aspetto dei nostri capelli, il nostro aspetto globale, lo stato della nostra pelle, l'aspetto delle nostre unghie. Dedichiamo molto poco tempo a qualunque cosa oltre a questo. Se non ci curiamo di tutta la nostra personalità, non saremo soddisfatti e non potremo avere successo. Il Vedanta non vi dice di non curarvi del vostro corpo, dovete farlo, è una componente molto importante della vostra personalità, ma non dovete farlo alle spese delle parti di voi più elevate e soddisfacenti. Il Vedanta si occupa di ogni aspetto di voi. In verità, quando vi occupate dell'aspetto spirituale, tutto il resto si mette a posto automaticamente. Tuttavia, il Vedanta scende anche a livello mondano e prescrive una tecnica attraverso cui ottenere successo e prosperità materiale. E perché lo fa? Perché è là che rimane la nostra focalizzazione al momento attuale. Non vi preoccupate degli aspetti spirituali, bensì di quelli mondani. Il Vedanta si occupa di ciò, esattamente come una madre si occupa del proprio figlioletto. Un figlioletto che non è cresciuto a sufficienza per capire ciò di cui ha bisogno. Quando un bambino ha fame, l'avrete tutti sperimentato, non riesce ad essere consapevole di avere fame. Sente solo una certa irrequietezza e chiede di avere un giocattolo o qualcosa d'altro, che non è il cibo. E la madre, nella sua saggezza, segue una tecnica uguale a quella del Vedanta. Se la mamma desse al bimbo ciò che chiede, il bimbo lo prenderebbe, ma non lo appaccherebbe perché non è ciò che vuole. Vuole del cibo. Se la madre desse del cibo al bimbo, egli lo rifiuterebbe, perché in qualche modo la sua attenzione rimane sul giocattolo. E quindi la madre gli dà ambedue. Subito gli dà il giocattolo e prima che egli si accorga che non è ciò che vuole, gli mette un po' di cibo in bocca e allora il bimbo si sente appagato. Con questo riesce a mettere fine alle proteste e ai pianti del bimbo. Questo è esattamente ciò che fa il Vedanta nei nostri confronti. Noi, bambini spirituali, cosa chiediamo? Chiediamo ricchezza, elevazione, stato sociale, potere. Non è questo che ci appagherà. Noi vogliamo in verità cibo spirituale, ma poiché ci siamo attaccati al resto, il Vedanta ci fornisce ambedue. Il Vedanta ci dice: volete soldi? Eccoli. Simultaneamente, senza che noi ce ne accorgiamo, ci fornisce cibo spirituale. E allora ci sentiamo totalmente soddisfatti ad ogni livello della nostra personalità. Quindi dobbiamo fare il salto quantico dal pensare che aspetto ho a come sto pensando, perché è nel processo di pensiero corretto che troviamo la via del successo.
Ramakrishna Paramahansa ha espresso lo stesso concetto con l'aiuto della matematica. Ha detto che il mondo e tutto ciò che il mondo ha da offrirci vale zero. Come vedete nella diapositiva ci sono 7 zeri in fila. Se immagino di avere 7 rose qui e vi chiedessi che cosa ho, diremmo tutti 7 rose. Ma quando avete una fila di 7 zeri, che cosa fa tutto insieme? Sempre 0. Questo è il problema nel mondo. Tutto ciò che il mondo ha da offrirci è 0. Il ruolo della conoscenza spirituale è quello di farci piazzare un 1 prima degli zeri. Se avete 7 zeri, il totale fa sempre 0. Quando piazzate un 1 prima degli zeri, cosa succede? Il totale non fa 7, come nel caso delle rose. Se mettete 1 prima di 7 zeri, ottenete 10 milioni. Ottenete un valore aggiunto enorme. Il mondo di per sé consiste di paccottiglia. E Atman conferisce valore a questa paccottiglia. L'avrete notato nella vostra esperienza e l'avrete notato nell'esperienza di tante persone attorno a voi. Ci sono persone che hanno ottenuto tutto ciò che il mondo ha da offrire, eppure si sentono insicure. E all'altro estremo ci sono esempi opposti, come nel caso di Sudama. Egli non aveva niente a proprio favore, era povero, totalmente povero, eppure era completamente sicuro di sé, tanto che quando sua moglie insistette con lui e lo mandò da Krishna dicendo: tu dici di essere un amico di Krishna, egli è un re che gode i lussi del suo palazzo, ma perché non vai da lui per chiedergli di aiutarti un po'? E a seguito delle insistenze della moglie rispose: ok, vado. Ma anche andando da Krishna disse alla moglie: come posso andare senza portare niente? Devo prendere qualcosa per lui. Che sensibilità. Quando è costretto ad andare a chiedere qualcosa a Krishna, il suo primo ed ultimo pensiero è: cosa posso dargli? E disse: Krishna ama il riso macinato, pua. Perché non ne fai e glielo porto? E quindi si reca a palazzo e le guardie lo guardano vestito da povero, chiedendogli: chi sei? Dove pensi di andare? E rispose: sono venuto per incontrare Krishna, il mio amico. E una guardia rispose: tu, amico di Krishna? Ma vai via! Proprio allora Krishna stava passando di là e vide Sudama. Corse fuori e lo abbracciò e ci furono grandi manifestazioni d'amicizia. Erano amici d'infanzia. Lo portò dentro il palazzo dicendogli: devi almeno passare qualche giorno con me. E dopo qualche giorno Sudama disse addio e lasciò senza dire niente. E avete capito cosa ha fatto? È come se chiunque di noi potesse arrivare dal presidente degli Stati Uniti e non andasse a chiedere qualcosa di egoistico, ma vado a chiedere al presidente qualcosa per la nazione. Ci andate, prendete un caffè insieme, scambiando 4 chiacchiere, e tornate indietro, senza chiedere niente. Che è stato? Non è un'idiozia, è a pagamento completo. Quando non avete neanche il minimo impulso a chiedere. E dove siamo noi in paragone? Chiediamo sempre i biglietti da visita perché vogliamo conoscere chi è, cos'è, che posizione ha il nostro interlocutore, perché al momento giusto possiamo chiedergli qualcosa. Questa è la nostra spinta psicologica, perché la nostra attenzione esclusiva è ciò che possiamo ottenere dagli altri, invece di pensare: come posso servirli? Ma perché succede ciò? Perché abbiamo solo tutti 0, abbiamo acquisito solo 0, non c'è alcun 1 davanti agli 0. Il Vedanta non ci dice di non acquisire cose del mondo, anzi vi dice: godetene, acquisite tutti gli 0 che volete, ma non dimenticatevi di mettere quell'1 davanti agli 0. That is why
Vedete, se non mettete l'uno prima degli zero, sarete come quell'uomo nella pubblicità di MT. Continuava a fare pressione su suo padre per aggiungere altri zero nel testamento a suo favore ed era molto contento perché il padre gli aveva lasciato 100 volte l'ammontare che gli aveva lasciato in un testamento precedente. E il padre morì ed egli stava godendosi la sua eredità quando una goccia d'acqua cadde sull'uno e la sua eredità in quel momento scese a zero. Ecco la ragione, amici, per la quale dobbiamo aggiungere quell'uno prima dello zero. Anche se non avete degli zero, aggiungete quell'uno. Gli zeri verranno automaticamente. Ecco perché nell'India antica avevamo i Rajarishi, che erano Raja, re, ma anche Rishi, saggi. Rishi non significa semplicemente una persona che ha una lunga barba e una veste color arancione. Rishi indica qualcuno che ha totale realizzazione dentro se stesso, che si è arricchito da dentro, tanto da non aver bisogno di niente del mondo. E questo dà potere. Avevamo Brahma Rishi, erano accademici, erano scienziati, erano studiosi, ma in primo luogo erano Rishi. Dunque cosa dobbiamo fare nella nostra vita? Dovete mettere il Rishi davanti a qualunque cosa siete. Potete essere un presidente, un direttore generale, un direttore di dipartimento, potete essere un avvocato, un medico, un contabile. Potete essere qualunque cosa, ma prima diventate un Rishi. Ecco il messaggio. E una volta che lo fate, una volta che tutti noi lo facciamo, diventeremo una superpotenza, in maniera molto diversa dalle superpotenze attuali del mondo moderno. L'India nella sua lunga ed ininterrotta storia non ha mai maltrattato altri popoli ed altre nazioni usando mezzi politici, economici o militari. Ma l'India ha conquistato altri popoli con la sua conoscenza, con il messaggio d'amore e di pace. Oggi siamo noi ad essere maltrattati da altri popoli. E perché? Perché abbiamo dimenticato la capacità di essere Rishi. Ritrovatela e conquisterete il mondo. L'ultimo e più elevato pensiero presentato dal Vedanta è quello di chi siamo. Noi siamo una combinazione di materia e di spirito. Siete un essere umano che qualche volta, occasionalmente, si trova esposto a qualcosa di spirituale come oggi? O siete un essere spirituale a cui capita un'esperienza umana? Cosa ne pensate? La maggior parte di noi pensa di essere un essere umano che una volta all'anno accondiscende ad avere un'esperienza spirituale, dicendo proprio perché un amico mi ha invitato, mi sento in dovere di venire. Ma non è così. In verità non siete un essere umano che fa un'esperienza spirituale, voi siete lo spirito stesso che attraversa un'esperienza umana. Tutti i vostri stress spariranno e tutti i vostri problemi si risolveranno istantaneamente e comincerà il vero divertimento una volta che avrete capito ciò e solo quando avrete capito ciò. Nella vita dovremmo divertirci. Avete visto di recente la pubblicità della Coca-Cola in cui l'attore Amir Khan interpreta il ruolo di un venditore ambulante? La bellezza, il fascino e l'attrazione di questa pubblicità consiste nel fatto che egli sa e tutti noi sappiamo che è Amir Khan che interpreta il ruolo di un venditore ambulante. Non è un venditore ambulante che si immagina di essere Amir Khan. Noi dobbiamo cercare proprio questo cambio di prospettiva. Il vero successo proviene dalla comprensione di questo elemento semplice. Ma perdiamo questa prospettiva e cominciamo a credere di essere semplicemente un essere umano. E quindi tutti i nostri sforzi sono diretti all'aspetto umano della nostra personalità. E questa è una cosa molto inumana da fare.
Dobbiamo semplicemente capire che io sono un'entità spirituale che sta facendo un'esperienza umana. Voi siete il potere stesso che fa sì che i pianeti girino attorno al Sole, che fa sfrecciare attraverso lo spazio la Via Lattea, che fa funzionare alla perfezione ogni cellula del vostro corpo. Chi è responsabile del fatto che il vostro cuore batta incessantemente, perfettamente finché siete in vita, che fa funzionare il vostro fegato, i vostri reni? Voi siete quel potere. Appena lo capite, la vostra mente si allontana da tutte le vostre piccole e minute preoccupazioni nella vita. È tutto ciò di cui avete bisogno per superare i problemi di cui soffrite. L'altro giorno mi ha chiamato una signora, è una storia vera, e mi ha detto: dovete aiutarmi, sono disperata, ho sofferto per tanti anni, non mi ricordo quanti anni, e continuò: sono depressa, il dottore mi ha prescritto degli antidepressivi, e le ho chiesto: qual è il vostro problema? Mi disse tante cose, alla fine alla risposta dicendo: mio marito non mi ascolta. E le ho chiesto: ma quale marito ascolta la moglie? E se per caso un marito ascolta la moglie, cercate di capire la situazione e troverete che in questi casi la moglie disprezza il marito.